Salve a tutti, qua è Pride and Law che parla e sono tornato con questo nuovo video su FIFA 15 Ultimate Team PlayStation 4. Mai portato un video del genere, sono mai andato, non ho mai fatto un video sulla Play 4. Speriamo che vada tutto bene e boh, si inizia una partita casuale, stagioni ovviamente. Ho giocato molto poco rispetto agli anni precedenti a Ultimate Team. Infatti 47 vinte, 29 perse, 19 pareggiate. Non sono neanche 100 partite, per dire. Sono alla divisione 3. Sì, comunque è andata alla mia rosa. Non vi dico, non vi faccio niente la descrizione perché dovete leggervela, sono cazzi vostri. Boom, si cerca un avversario, vediamo che cazzo si trova. Sono mezzanotte e mezza. Solo per voi faccio questi video a mezzanotte e mezza. Allora, vediamo che cazzo si trova. Real Spider, va bene. Se sei un vero ragno, fammelo vedere. Vai, va bene, Real contro Real. Va bene, però la mia è più figa. No, boh. Sono questioni di punti di vista. Di punti di vista. Benzema, Dumbia. Quello lì non mi ricordo. Koke, Modric, Xavi, Sanchez, Jordi Alba, Mascherano, Godin, Dani Alves e De Gea. E quello Mr. Satan in panchina come che allena. Allora, si va, si è pronti. Vidal, attenzione, passaggio per Tevez. Tevez è un mostro, ragazzi. Tevez è un mostro, si sa già. Tevez è un mostro, si sa già. Tevez è un mostro. A parte a contro De Gea. Attenzione, Dumbia vuole ripartire. Il suo Dumbia, che anch'io c'ho il Dumbia. E no, non piace. No, non vi piace. Per favore non farti superare, bravissimo. Madonna Chiellini, che cazzo fai? Attenzione Pogba, se ne va Pogba. Vuole mettere il corso in mezzo per Tevez che è un annetto, ma può arrivarci lo stesso di testa. Ecco ste pallette. Casares però di testa c'è sempre. Ok, Dumbia, Dumbia, però. Attenzione. Che tiro di merda. Con il lag, però che tiro di merda. Allora attenzione a Pogba, anche se è alto, lui ha la velocità, resiste, ha la fisico, ha tutto. Volevo fare il gol della merda, volevo fare lo stronzo, ma non sono riuscito, e me la ruba pure. Ok, Handanovic. A volte fa delle papere di merda, proprio schifose, però a volte fa delle belle parate, questa non era una bella parata, però. Comunque per dirvi che a volte fa delle papere pazzesche, pazzeschi, tipo questa. No, ecco, questa è una bella parata, cioè. Vedi che alti e bassi sto andando ecci di merda. Ok, Medel. Madonna Pogba, che cazzo ci fai lì in mezzo? Cioè, fatti i cazzi tuoi, no? Pogba. Pogba va bene. Pogba, adesso non devi farti i cazzi tuoi. Pogba! Contro De Gea. De Gea, attenzione, Pogba, l'esultanza io farei questa. Perfetto, danzatore Pogba, il ballerino. Quadrado, attenzione, 5 skill di abilità. Vuole fare un po' di skill. Quadrado! La parata. Gervinho, solo velocità, Gervinho. Lo uso solo perché ha la velocità di un cavallo in doping. Che schifo di cross. Che cosa su... Maffanculo, va. No, Benzema che ha tutta sta velocità. Oh, sto qua. Magari arriva vicino alla porta, ma fa dei tiri proprio de merda. Oddio, Dumbia, no! Cosa stava per fare Dumbia? Era scatenato con le skill. Medel la prende. Medella poco di generale, però è forte. Poi è l'unico CDC buono della Serie A. Non ci sono CDC nella Serie A. Pogba. È il cartellino. È rigore? E c'è rigore. Mascherano? Sì, è rigore. E c'è Vidal. Arturone che se n'è andato dalla Juve, però non importa. C'è Arturone Vidal che fa dei rigori della Madonna. Vediamo se anche adesso farà un rigore della Madonna. Però se schippa mi fa anche un piacere. Al 45esimo abbiamo preso il rigore. No, ma lagga troppo. Sbaglio il rigore perché lag. Ecco. Boom! Arturone, vedete che
Arturone, sempre lui. Adesso voglio fare un'altra esultanza. Bravo, guardali tutti con aggressività. Aggressività, porca puttana. Ci vuole nella vita. Vediamo, proprio alla fine del primo tempo abbiamo segnato, abbiamo raddoppiato su rigore con Arturo Vidal. Tevez per Dumbia. Dumbia, lagga quanto non so cosa. Lagga, però va bene, Dumbia. Dumbia, la palla per Tevez. Mamma mia, che giocatori! Che intesa vincente! Oh mio Dio! Boom, da un calcio all'aria perché c'era, gli stava sul culo, stava di merda che gli stava davanti. Carlitos Tevez, 3-0. Primo tempo finito, risultato 3-0. Ok. 6 tiri in porta io, cioè 100% precisione tiri. Invece lui 2 tiri in porta, 5 tiri li ha tirati in culo alla... Perfetto, si inizia il secondo tempo, risultato ricordiamolo 3-0. Attenzione, Tevez ruba la palla. Tevez un po' di cose. Tevez e fallo. Io metterei di nuovo il cartellino giallo. E qua signori, Carlitos Tevez non perdona, da quella posizione. Siamo pronti? Carlitos Tevez! No! Mi sa che era dentro. Se non ci fosse... Perché mettono i difensori sulla porta? Sono proprio degli stronzi. Una volta non si faceva, tipo... Nel FIFA 12, FIFA 13, non... solo quest'anno hanno iniziato a mettere i difensori sulla porta per non far segnare su punizione. Un po' più di stronzi. Perfetto. Koke accelera sul... Oddio, Koke è infermabile. Però, attenzione, la passa Benzema. E però Chiellini c'è, è il toscano del Livorno. Porca puttana maiala. Oh mio Dio, Gervinho la passa a Dumbia! Oddio, che parata! No, non ci credo. Cioè, Tevez, a parte perché è andato di rovesciata, che io non ho schiacciato le due, ma poteva fare gol, e invece ha sbagliato miseramente, proprio de merda. Però c'è calcio d'angolo. È perfetto, ho sbagliato tutto perché stavo facendo il coglione. Boom! Bravo, Chiellini. Così si atterra un giocatore alla Cristiano Ronaldo, cioè, ricordato, Juve Real. Mamma mia, che atterraggio. Che placcaggio, anzi. Mamma mia, che passaggio. Tutto con agio. Dio, Tevez è da solo. E vuole fare il pallonetto. E lo fa. E fa giù. Mamma mia, che gol. Cioè, non che gol. Mamma mia, meno male che è entrata, sennò avrei sparato tutti. E fa il saluto militare. Mamma mia, Tevez. È gol. Vediamo la tecnologia per stabilire un gol. Ed è gol. Palesemente gol. Mamma mia, di tanto anche. Pensavo di meno. Ma vabbè. È giusto. Carlitos Tevez al 79esimo. 4-0. Attenzione, Dumbia vuole segnare almeno un gol il tizio al 95esimo. Dumbia ci prova con Dumbia. Dumbia non ce la fa. Oddio, la passa Modric. Mamma mia, che tiro potente ma centrale. Facile per Andanovic. Attenzione, Xavi batte la punizione. Dentro per Godin, ma niente da fare. E finisce qua il match. 4-0 per il Damove Club. Non so se avete mai visto il mio primo video del mio canale. Cioè, no, il mio... Forse è il mio terzo video, però è il mio primo video dove parlo, dove faccio gameplay, commentary. E si chiamava The Move Club, e io ho tenuto questo cazzo di nome perché spacca i culi. Mamma mia, che partitona. Uomo partita, Tevez, 9.4, ragazzi. Vediamo i soldi, 518, cazzo, adesso mi faccio una squadra all team of the season, motherfucker. Ok, si avanza, vediamo che punto siamo. 2 vittorie e 0-0 pareggi. 6 punti. Mancano ancora 8 partite, quindi possiamo vincere il titolo. È stato bello fare questo commentary, il mio primo commentary su Play 4 e soprattutto su FIFA 15 e soprattutto su... non lo so dove. Perfetto, quindi posso salutarvi. Grazie per aver visto questo video, mettete un bel mi piace. Non fa male, perché intanto basta schiacciare, tac. Un secondo ed è fatto. Perfetto, grazie ragazzi per aver visto questo video. Qua da Pride and Love è tutto. Mi raccomando, salutate tutte le vostre civette a casa e bella.